La mostra di dipinti, la scuola di Resina, nella collezione della provincia di Napoli, da raccolte pubbliche e private, è stata presentata questa mattina presso la sede del Pio Monte della Misericordia. Sono intervenuti il presidente facenti funzioni nella provincia di Napoli, Antonio Pentangelo, il soprintendente del Pio Monte della Misericordia, Giampaolo Leonetti di Santoianni, il soprintendente per il polo museale della città di Napoli, Fabrizio Vona, la curatrice della mostra, Luisa Martorelli. Presidente Pentangelo, prosegue la sinergia tra la provincia di Napoli e il Piemonte della Misericordia, questa volta con la scuola di Resina. Perché la volontà dell'ente di andare avanti in questo percorso culturale? Oggi penso sia una bella pagina per la provincia di Napoli, spesso citata solo per quegli aspetti più strettamente organizzativi della vita sociale, quale la viabilità, le scuole. La provincia di Napoli è anche cultura, anzi è un elemento sul quale l'amministrazione da 3 anni sta battendosi molto. Il Pio Monte della Misericordia ne è un esempio. Noi abbiamo concentrato le nostre attività, abbiamo stretto questa forte sinergia con un ente che fa della cultura il proprio cavallo di battaglia. Oggi con 2/3 della mostra noi partecipiamo a questa importante testimonianza sulla scuola di Resina. Per tanti di noi Resina è il ricordo dell'età, del liceo, del mercato, di un fenomeno sociale che negli anni 80 era molto diffuso. Resina però è ercolano, quindi anche questo è una scuola di pittura della seconda metà dell'Ottocento importantissima, e noi abbiamo ritenuto con questo fare un omaggio a quella città, un omaggio a quei paesaggi particolari, belli, piacevoli che si ammirano in queste opere, ma abbiamo voluto anche diffondere il messaggio di una cultura che in un'epoca di tagli, di difficoltà economiche non deve andare sopita, anzi una delle sofferenze maggiori in virtù della politica di tagli attuata dal governo è che la provincia di Napoli quest'anno ha superato in modo indenne da sforamenti di patti di stabilità e da dissesti, ma che per l'anno prossimo la vede in serie difficoltà, e la possibilità che eventi tipo questi possano essere congelati. Per cui una pagina come quella odierna ci fa ben sperare. Proseguendo nell'efficace collaborazione tra la provincia di Napoli e il Pio Monte della Misericordia, con la supervisione della soprintendenza per il PSA e per il polo museale della città di Napoli, la rassegna dedicata alla scuola di Resina 1866-1876, inaugurata oggi, intende restituire alla conoscenza del pubblico un periodo della nostra storia italiana di altissimo livello culturale. Dopo la scuola di Posillipo, è la scuola di Resina o Repubblica di Portici a rappresentare l'altra grande esperienza di pittura di paesaggio a Napoli nell'Ottocento. Sovrintendente Leonetti, ci può spiegare in particolare questi quadri? Allora, questi sono dipinti inediti che appartengono ai 360 dipinti di proprietà della provincia attualmente depositati presso di noi e conservati con delle strutture molto efficienti che consentono lo studio e la valorizzazione. Che questo patrimonio non venisse valorizzato attraverso delle esposizioni e delle mostre era un vero peccato capitale. La sinergia tra l'istituzione pubblica provincia di Napoli e il soggetto privato Pio Monte della Misericordia, in un contesto quale è quello della città di Napoli, dove è molto più facile dividersi che unirsi, rappresenta un esempio virtuoso. Al di là del valore scientifico e tecnico della mostra, che ripeto contiene dei capolavori assolutamente inediti non solo della provincia ma anche di altre soprintendenze, e che racconta un pezzo del vedutismo napoletano, quello che ha fatto seguito alla scuola di Posillipo, che è stato importantissimo a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Ci sono opere di Dalbono, di De Nittis, ci sono opere importanti che non potranno essere più riviste se non chissà quando a una nuova mostra, quindi conviene venirla a vedere adesso. Potrà essere considerato un richiamo anche turistico per il periodo di Natale, non solo, visto che sarà aperta fino al 30 giugno. Queste esposizioni temporanee, Storie di donna del 2008, I luoghi della memoria del paesaggio l'anno scorso, la scuola di Resina quest'anno, sono della benzina, del carburante che noi mettiamo in un motore che sta girando sempre più velocemente. Noi contiamo di raggiungere dei numeri importanti perché vediamo che la città è piena di turisti. Non solo di turisti, ma spesso e volentieri noi siamo riempiti da napoletani che non conoscono né il Piemonte della Misericordia né il patrimonio della provincia di Napoli.
La rassegna, che resterà aperta sino al 30 giugno 2013, offre una selezione di 30 dipinti scelti tra i capolavori della collezione dell'ente di Piazza Matteotti e da collezioni pubbliche e private italiane, alcuni dei quali inediti. La mostra della Scuola di Resina è un'occasione eccezionale che rilancia per la prima volta a Napoli, all'attenzione del pubblico, uno dei momenti più felici di una stagione artistica del paesaggio dell'Ottocento. Sovrintendente Vona, quali gli aspetti più importanti di questa mostra dedicata alla Scuola di Resina che avete impegnato in uno sforzo comune provincia, sovrintendenza e Piemonte della Misericordia? Beh, intanto il risultato principale è proprio quello della collaborazione. Collaborazione sempre molto difficile, ma che questa volta si è attuata e si è attuata per il terzo anno consecutivo dopo le mostre dei due dicembre passati, 2010 e 2011. E per quanto riguarda poi il valore della mostra in sé, c'è da dire che continua lo sforzo di valorizzare il patrimonio della provincia, patrimonio che, come lei sa, è conservato nelle sale del deposito visitabile al primo piano, al secondo piano del Piemonte. Valorizzare questo patrimonio attraverso l'individuazione di una serie di possibilità di studio e di conoscenza all'interno di questo patrimonio, che altrimenti sarebbe indifferenziato e muto, per così dire, la possibilità di valorizzare questo patrimonio attraverso l'individuazione di una serie di nuclei, tra cui questo della Scuola di Resina sicuramente è uno dei più importanti, perché si tratta poi di un momento della pittura napoletana in cui la pittura italiana assurge, sale a livello della grande cultura europea contemporanea. Alla luce delle ricerche della storia del paesaggio condotte negli ultimi decenni, la mostra offre la possibilità di un moderno confronto tra la scuola napoletana dei maestri di resina e i macchiaioli toscani.